sono terminati di perché ha parlato il PD, ha parlato il Sinistra, ha parlato la Lega, ha parlato la Sardo. No, 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 momento. Allora, noi abbiamo per regolamento diritto a due interventi da 5 minuti o un intervento da 10. Adesso dovremmo passare alla dichiarazione di voto. Visto che Sciarrino si è prenotata, ma è in dichiarazione di voto, non è intervento. Gli interventi sono regolati, per cui Fichera, se vuoi, puoi fare una dichiarazione di voto. E adesso sì, ha ragione, no, per quanto riguarda mentre allora Cavallone ha usato 8 minuti, la Sardo ha usato 6 minuti, quindi ha diritto ancora, sì. Ma mancavano 6 minuti, comunque va bene, finché ha la possibilità di parlare, perché l'accordo era due interventi da 5 minuti, boh, o un intervento da 10, prego Fichera, di 2 minuti. Prego. Grazie Presidente. Non è mia intenzione tirare in ballo il Presidente della Repubblica, tantomeno in modo strumentale oppure così, in modo vano. Ho davvero in mente quelle che sono state le parole del Presidente della Repubblica e, al cospetto di questa vicenda. Il Presidente ha detto testualmente che la soluzione naturale dopo l'appoggio logistico sulla questione libica era quella dell'intervento deciso dalle Nazioni Unite. Quindi il Presidente è stato chiarissimo da questo punto di vista. È chiaro che nessuno si augura che queste situazioni accadano, è chiaro che tutti vorrebbero che non si sia mai costretti a prendere queste decisioni, ma è altrettanto vero che il Presidente sa perfettamente il ruolo dell'Italia all'interno delle Nazioni Unite e quindi ha riconosciuto il valore di questa alleanza che ha preso a maggioranza questa decisione. Ora, tornando a un'eventuale risposta all'intervento di Cavallone che poneva l'accento su molte problematiche, su differenze che si sono presentate negli scenari internazionali su queste vicende, nelle differenze di comportamenti dei paesi occidentali. Beh, noi possiamo dare una risposta di questo tipo. E io do anche quella mia personale, quello che sarebbe stato il mio auspicio. Io mi auguravo che l'Italia si potesse fermare a un intervento logistico, che era la cosa più opportuna, dal momento che anche economicamente e sostanzialmente quello che ci potevamo permettere era un intervento logistico, quello di concedere le basi, quello di dare appunto l'opportuno supporto logistico. Poi c'è stato uno step successivo, c'è stata un'escalation nella quale è stata fortissima la pressione degli Stati Uniti, lo sappiamo tutti quanti, la pressione degli Stati Uniti nei confronti del nostro governo, che ha richiesto un intervento diretto. Quello che io vorrei far notare, al di là del fatto che dispiace a tutti quando ci sono delle vittime civili, dispiace a tutti, è una cosa importante, che in quel paese, la Libia, ci sono delle ditte italiane con delle commesse avviate. Io capisco che molti non capiscono queste problematiche, magari essendo persone lontane da quello che è il mondo del lavoro privato, magari non hanno ben chiaro come funziona il mercato del lavoro da un punto di vista privato, quelle che sono le concorrenze, quelle che sono le competizioni. Però dove c'è competizione nel libero mercato, dove le aziende competono tra di loro, c'è appunto una lotta nella lotta, perché anche quella per accaparrarsi il lavoro è una battaglia. L'Italia è presente in modo massiccio in Libia, caro Ciponte, da un punto di vista del lavoro strategico, da un punto di vista dell'approvvigionamento energetico del nostro paese. Forse non so se ti sono chiare queste cose. Ecco, allora, quindi, visto che c'è questo scenario, l'Italia cosa voleva in un intervento militare? Ovviamente sperando che potesse concludersi in tempi rapidissimi. Voleva che lo scenario economico e commerciale fosse il più fertile possibile
Quindi è inutile che si dica Gheddafi prima era buono, adesso è cattivo. A noi, all'Italia del lavoro, all'Italia del lavoro, quella che non comprende molto il signor Ciponte, all'Italia del lavoro serviva una Libia fertile da questo punto di vista, e che è quello che si sta cercando di ottenere. Purtroppo non è così facile. Conclude, consigliere. Purtroppo non è così facile, perché gli scenari di guerra si trasformano poi in guerriglia e le cose non sono semplici. Per cui siamo stati costretti ad intervenire, ripeto, personalmente pensavo fosse sufficiente un appoggio logistico all'intervento e non diretto, siamo stati costretti a intervenire in chiave di alleanza atlantica, quella che più volte ha sottolineato anche il Presidente della Repubblica. Grazie. Prego. Adesso cerchiamo di... siccome dobbiamo andare in dichiarazione di voto, si è iscritta la consigliere Sciarrino. Allora, nessuno potrà. Allora, siccome il Partito Democratico ha dato libertà di voto, quindi non c'è voto di gruppo, va bene, ognuno potrà votare come ritiene opportuno e non c'è dichiarazione del perché vota sì o del perché vota no. Questo è il regolamento. No. Allora su questo scusate per cortesia, tanto chi parla fuori microfono parla come il pesce. Allora, siccome il Partito Democratico non ha per bocca del suo capogruppo non ha espresso né il sì e né per il no, ma ha dato la possibilità ai singoli consiglieri di votare sì o no o di astenersi, per cui ognuno voterà sì o no, si astiene senza dichiarazioni di voto. Questo è quanto. Allora, chiediamo l'interpretazione della dottoressa Sant'Arcangelo.